se vediamo, se abbiamo dei segnali che ci fanno capire che siamo in presenza di un periodo difficile da affrontare, un periodo di tristezza, di umore un po' depresso, ebbene insomma correre ai rimedi e capire un po' come poter affrontare questa situazione, perché se non accogliamo questo periodo, se non ci rendiamo bene conto di cosa ci sta succedendo, ecco, questo potrebbe poi compromettere il benessere della persona e l'equilibrio sia della mente che del corpo. Abbiamo vari tipi di solitudine, c'è chi avvisa una solitudine a carattere emotivo e quindi come una sorta di mancanza di un legame stretto, che può essere un legame con un coniuge, con un amico, con i figli, e poi ci può essere la solitudine che ha un carattere sociale, cioè che è quella rappresentata dalla mancanza avvertita rispetto alla mancanza appunto degli altri, quando c'è difficoltà a relazionarsi con gli altri. E quindi si possono vivere entrambe le cose, oppure l'una al posto dell'altra. Poi vediamo che gli uomini hanno più la tendenza a vivere questa solitudine sociale, cioè sentono più la mancanza degli altri, del vivere insieme agli altri, mentre le donne avvisano di più questa mancanza emotiva, cioè questa mancanza dell'altro, la mancanza di un contatto, diciamo, significativo, di valore. E ci sono poi delle condizioni che sono di per sé oggettive, realistiche, perché la persona, diciamo, di una certa età può trovarsi di fronte ad un divorzio, può trovarsi di fronte alla perdita di un compagno, o anche per esempio un trasloco. Questi sono, diciamo, esempi che possono rappresentare dei momenti di crisi per la persona anziana, perché si interrompe un po' quel tessuto sociale in cui era inserito, e quindi la persona può avvertire questo senso di mancanza, perché non riesce più a far parte di un gruppo, perché sappiamo tutti che chi almeno insomma ha lavorato sa che al mattino, sapendo di avere un orario, di avere un appuntamento, qualcuno che ci aspetta, un lavoro da affrontare, comunque ci si trova, ci si sente insomma animati da questa cosa, si mette la sveglia e ci prepariamo in fretta, andiamo al lavoro. Quando viene a mancare il lavoro, quando diciamo, si può essere una situazione in cui si perde un compagno o ci si trova di fronte a una situazione di un divorzio, cioè, sono tutte queste situazioni che mettono un po' in crisi l'equilibrio del